una mobilitazione delle scuole napoletane, del comprensorio napoletano, che sicuramente con le istituzioni e il lavoro condotto in primis dalla Presidente Coccia dà la riprova di una maggiore consapevolezza del patrimonio storico-artistico della città, della sua cultura e anche della possibilità di una crescita futura. Quindi un momento positivo di un percorso che viene compiuto con puntualità nell'idea del patrimonio di Napoli ma del suo valore internazionale, quale è tipico delle iniziative UNESCO. Cittadini del sito UNESCO è la terza edizione del concorso aperto a 26 scuole secondarie di primo e secondo grado per la diffusione dei valori e della cultura, un progetto che l'osservatorio UNESCO del Comune di Napoli ha avviato per la prima volta nel 2015. Oltre a quelli napoletani, partecipano con approfondimenti interdisciplinari anche istituti della città metropolitana, da Ercolano a Trecase, Torre Annunziata, Pompei, San Giorgio a Cremano, Portici, Terzigno e Torre del Greco, per rafforzare la consapevolezza, l'orgoglio e l'impegno delle nuove generazioni nella promozione e conservazione del patrimonio materiale ed immateriale. Il primo anno abbiamo fatto sì cittadino del sito UNESCO e niente meno i ragazzi hanno potuto scoprire che in ogni quartiere c'era qualcosa di culturale, di bene culturale da valorizzare. Quest'anno, l'anno scorso è stato quello dei mestieri e quindi sono stati rivalutati una serie di mestieri altrimenti in via di scomparsa e assolutamente ignorati. Quest'anno il rapporto è tra natura e beni culturali, quindi rispettare la natura, senza la natura non ci sono manco beni culturali. L'osservatorio sul sito UNESCO è il modo in cui città metropolitana e comune valorizzano il patrimonio della città, che appunto in buona parte in molte zone patrimonio UNESCO, ma anche della cintura metropolitana, perché le scuole ci lavorino in due sensi, non soltanto adottando i monumenti o andando alla radice della loro storia, ma anche proprio sentendoli propri e quindi producendo ogni sorta di prodotto, dai spot ai disegni a delle meravigliose stampe che ho visto per esempio dell'Istituto Caselli. Questo fa sì che moltissime scuole, tutte le scuole che fanno parte di questa rete dell'osservatorio UNESCO, si sentano protagoniste davvero di questo patrimonio, lo facciano veramente proprio, e devo dire che i prodotti sono di bellissima fattura perché è forte la passione che le accompagna.